Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del kit da Via Ferrata ISOC di Petzl. Casco, imbrago e dissipatore, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dall'imbrago, che nel caso di questo kit Ferrata è il Petzl Corax. Un imbrago che pesa più o meno 470-520 grammi in base alla taglia che andate a scegliere, perché ci sono due taglie. Un imbrago abbastanza entry level, media gamma, ma che nonostante sia di media gamma ha già delle caratteristiche molto interessanti. Per esempio, per quanto riguarda le regolazioni, abbiamo la possibilità di regolarlo sul fascione lombare con due fibbie. Quindi non solo una, ma ben due fibbie, quindi possiamo avere una regolazione veramente perfetta. E poi troviamo anche le classiche fibbie sulla parte dei cosciali, che anche qua svolgono un ottimo lavoro. Devo dire che dal punto di vista delle regolazioni, insieme poi anche alle fibbie poste nella parte posteriore, ha delle regolazioni veramente fatte bene e soprattutto che ci permette di poter calzare al meglio questo imbrago. Per quanto riguarda la parte anteriore dell'anello di servizio, è un anello di servizio molto classico con i due passanti congiunti dall'anello di servizio. Infatti questo imbrago può essere utilizzato un po' per tutto, dall'arrampicata all'alpinismo alla via ferrata come stiamo vedendo adesso. In generale comunque devo dire che da questo punto di vista, avendo una parte anteriore molto classica, possiamo utilizzare questo imbrago per tanti utilizzi. Per quanto riguarda la possibilità di stivare del materiale, abbiamo 4 anelli porta materiale che, tenendo 5 kg l'uno, ci permette di poter arrivare fino a 20 kg, ma non solo, perché abbiamo anche la possibilità di andare ad aggiungere il moschettone per tenere le viti da ghiaccio se dovessimo usarlo per l'alpinismo. Quello che mi ha lasciato un pochino con l'amaro in bocca è il materiale con cui è fatto il fascione lombare. Questo perché l'ho trovato abbastanza caldo, mi ha fatto sudare, anche utilizzandolo su una via ferrata, devo dire che dopo un po' ho iniziato a sudare. Mi sarei immaginato un qualcosa di un pochino più traspirante. Devo dire che in generale però il materiale è fatto molto bene per quanto riguarda la durabilità, solamente tende un pochino a far sudare, non è proprio super traspirante. Per quanto riguarda invece la comodità e la stabilità di questo imbrago, devo dire che è un imbrago abbastanza comodo. Non è un imbrago se fate arrampicata col quale magari stare appesi per tanto tempo, però se parliamo invece del mondo della via ferrata, devo dire che non si ha nessun problema. Io l'ho utilizzato per una via ferrata di oltre 3 ore, davvero nessun problema, si ha tanta libertà dei movimenti, non va mai a ostruire, non dà mai dei rossori, comunque dei punti di frizione, quindi devo dire che da questo punto di vista lo si tiene su veramente molto bene. Un imbrago, come vi dicevo, abbastanza semplice, un imbrago abbastanza entry level, però con tante caratteristiche da top di gamma, quindi comunque un imbrago che potete prendere in considerazione non solo per le vie ferrate, ma anche per tutto quello che riguarda anche il mondo dell'arrampicata e dell'alpinismo. Passando invece al dissipatore, questo è il modello ISOC che dà il nome poi a tutto il kit. Iniziamo a vederlo dalla parte dei moschettoni, perché qui troviamo dei moschettoni abbastanza classici, fatti con la leva posteriore da andare a chiudere con il palmo per poter andare ad aprire il moschettone. Una chiusura molto classica che è sempre molto comoda. C'è da dire che è una chiusura dove bisogna comunque dare un pochino di forza, non è così leggera come altri dissipatori, e questo secondo me è un punto a favore, perché ci rendiamo conto quando andiamo ad aprire e non è così tanto morbida, che secondo me non è proprio un gran vantaggio. Quello che mi è piaciuto poi è che il moschettone è molto grosso. Io l'ho utilizzata su una via ferrata dove era presente una catena e devo dire che anche se la catena era molto grossa non ho avuto nessun problema, quindi da questo punto di vista questo dissipatore potremmo utilizzarlo tranquillamente dalla via ferrata su filo alla via ferrata su catena. Dal punto di vista dei materiali, beh, è un materiale fatto molto bene, io lo sto utilizzando da un bel po', non ho avuto nessun problema, quindi dal punto di vista dei materiali molto bene. Passando invece alle fettucce, devo dire anche loro molto classiche, della lunghezza standard, che si allungano molto bene nel momento in cui dobbiamo andare a raggiungere un cavo molto lontano. Quello che mi piace delle fettucce è che abbiamo il classico girello posto nella parte bassa, quindi non avremo il problema che le longe vadano a intrecciarsi, il girello lavora molto bene, quindi a questo punto di vista è sicuramente un imbrago abbastanza top. Ma non solo, perché poi in queste longe hanno anche la possibilità di andare ad aggiungere l'anello di riposo per poterci fermare in sicurezza su una via ferrata. Infine, per quanto riguarda la parte di dissipatore vero e proprio, questo classico rispetto alle classiche norme, quindi va bene dai 40 ai 120 kg, abbastanza piccolo. Devo dire che grazie anche alla fettuccia
posta per collegarlo al nostro anello di servizio, non si ha nessun problema veramente nel collegarlo. Non è difficile, non bisogna star lì a far magheggi strani. In pochi secondi lo si monta e si può partire. In generale devo dire un dissipatore abbastanza classico, fatto bene, sicuramente top di gamma perché ha delle caratteristiche non indifferenti come il girello delle Longe. Quindi sì, in generale devo dire un dissipatore con cui mi sono trovato molto molto bene, che mi è piaciuto. Arriviamo infine al casco, modello Boreo, questo pesa 330 grammi, è un casco abbastanza classico che può andare bene dall'arrampicata alla via ferrata all'alpinismo. È un casco, devo dire, che per quanto riguarda la traspirabilità è nella norma, non è sicuramente uno dei più traspiranti, ma comunque non ci si suda tantissimo. In 3 ore di via ferrata alla fine non ero granché sudato, quindi devo dire comunque mi ha convinto. Quello che mi piace è la chiusura posteriore, che è fatta molto bene, è veramente semplice da utilizzare per poter andare a regolare in base alla grandezza della nostra testa. Nella parte inferiore anche qua la lacciatura è fatta bene, nessun problema. Al supporto poi per andare a montare anche una torcia nel momento in cui dovessimo andare a fare qualcosa in notturna. Un casco che devo dire io personalmente ci sono trovato molto bene, abbastanza tutto a fare, veramente ci si può fare, come dicevo, arrampicata, alpinismo, via ferrata. E la cosa che mi è piaciuta di più è che esiste anche il modello femminile chiamato Borea, quindi con la A finale. Questo casco è pensato appositamente per il mondo femminile perché nella parte posteriore ha un pochino più di spazio per andare ad alloggiare la coda che normalmente si fanno le ragazze nel momento in cui vanno magari ad arrampicare o fare una via ferrata. Quindi da questo punto di vista avere sicuramente la possibilità di poter comprare il casco o da uomo o da donna è sicuramente un aspetto molto molto apprezzato, soprattutto immagino dalle donne. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per questo kit ferrata ISOC di Petzl. Devo dire che in generale mi ci sono trovato molto bene, viene venduto online a un prezzo sui 200 euro. È sicuramente un kit ferrata abbastanza top di gamma, è un kit ferrata per chi fa delle ferrate difficili, lunghe, per chi vuole comunque avere un kit ferrata anche che lo accompagni per tanto tanto tempo, perché sicuramente questi oggetti hanno una gran durabilità. Presi singolarmente vi consiglio, se doveste acquistare solo il casco, solo l'imbrago, solo il dissipatore, di comprarli perché comunque sono degli ottimi materiali. In generale poi il kit secondo me è molto ben bilanciato, visto anche il prezzo a cui lo si compra. Quindi sì, sicuramente il prezzo a cui è venduto va a giustificare la spesa dei prodotti che andiamo a prendere. E detto ciò ragazzi, una speranza di essere stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!